si va ad esempio sulla villetta del parco Roberta Lanzino, che in quelle condizioni da 20 anni, noi ci abbiamo anche messo mano, ma continua ad essere vandalizzato, beh, vuol dire che si mistifica la realtà. E soprattutto, dice Mario Guaragna, anche Palazzo Nola, che è di privati, ma soprattutto quando si vanno a mostrare queste opere pubbliche, beh, io credo che sia la certificazione del fallimento dell'azione amministrativa di chi oggi si contrappone a Mimmo Lione, che ha governato la città da assessore ai lavori pubblici per 10 anni. Perché amici cari, quando a Doria, dove nasce un bimbo al mese, forse meno, si realizza una scuola media da 1500 metri quadri coperti con 4500 metri quadri di esterno, e quindi non si pone il problema della sostenibilità dell'opera pubblica, beh, allora già quello è un fallimento. E quello non è che non è costato niente a voi, così come il parco Roberta Lanzino, perché se è vero che l'amministrazione Gallo è riuscita a chiudere il dissesto, è vero che ha anche pagato i debiti fuori bilancio, quelli che vale a dire non erano stati pagati con il nostro bilancio. Perché, cari amici, ognuno di voi sta pagando per un importo di 1.050.000 euro di rata mutuo fino al 2015 nel bilancio comunale. E questa è la speranza che noi abbiamo anche come comunità, perché dal 2015 noi non pagheremo più questa rata mutua e quindi potremo ammortizzare i tagli ai trasferimenti, perché noi in questi anni non abbiamo contratto mutui, ne abbiamo contratto uno solo e poi vi dirò qual è. Beh, quando pagate 1.050.000 euro di rata mutua, sono quei mutui che sono stati contratti nei 10 anni dall'80 al 90 e che hanno fatto sì che quell'amministrazione impegnasse in 10 anni ciò che poteva essere impegnato in 50 anni, non curandosi di ciò che sarebbe accaduto per le nuove generazioni. E quindi è la certificazione di un fallimento di un modo di amministrare la cosa pubblica. Non c'è dubbio che sia così. Noi invece in questi anni, oltre a pagare il dissesto, oltre a non procurare debiti fuori bilancio, non abbiamo nemmeno indebitato l'ente. Abbiamo contratto un solo mutuo di 350.000 euro con una rata di 24.000 euro. Abbiamo riattato la delegazione municipale di Lauropoli, che era in parte inutilizzata, e abbiamo spostato lì la scuola materna di Lauropoli, che era nel quartiere Timpone Rosso, in un garage. Pagavamo 20.000 euro di fitto, paghiamo 24.000 euro di mutuo. Io credo che il servizio reso alla comunità di Lauropoli valga la pena di avere un indebitamento maggiore in 8 anni di 4.000 euro, e scusate se è poco, così come sono tanti altri risultati ottenuti in questi anni, dal rilancio dei lavori pubblici con finanziamenti ottenuti, adesso noi abbiamo la regione dalla nostra parte, ma ottenuti con la regione che era di colore diverso, ottenuti con un governo di colore diverso, tranne i contratti di quartiere. L'onorevole Tassone ci diede una grande mano all'epoca per avere quell'investimento su Sibri, ma sicuramente non abbiamo indebitato e sicuramente abbiamo cercato anche di rilanciare azioni culturali, azioni sociali, di socializzazione, non guardando le feste ma non investendo nemmeno fondi di bilancio su questo, e abbiamo sicuramente dato a tutti i cittadini la libertà di parola, la libertà di confronto, la libertà anche di misurarsi con le problematiche e anche, consentitemelo, la forza di essere ascoltati. Abbiamo avuto capacità di ascolto e abbiamo capito ciò che ci diceva la gente, e spesso lo abbiamo realizzato, perché un amministratore non è nulla se non è colui il quale traduce in opere concrete ciò che i cittadini desiderano, e questo abbiamo cercato di fare. Noi abbiamo cercato di fare questo in quegli anni nei quali abbiamo governato, in questi 8 anni. E io credo che oggi noi vi proponiamo di andare avanti, vi proponiamo non di guardarvi indietro, di cercare di tirare avanti questa città con un uomo, Mimmo Lione, che è stato protagonista della vita amministrativa in questi anni. Per 5 anni è stato capogruppo consigliare, poi
è stato per altri 2 anni assessore, da 1 anno è vice sindaco e da qualche mese è sindaco facente funzione. E io credo che abbia maturato tutta l'esperienza necessaria per fare bene il sindaco, sarà con i piedi per terra, sarà un sindaco autonomo, perché nessuno vuole telecomandare nessuno. Sto sentendo storie assurde di viaggi a Castrovillari, a Morano, eh? Qui la città l'abbiamo governata sempre noi, con la nostra testa, con le nostre capacità, e ce ne danno atto dappertutto, in Calabria e perfino a Roma, e i risultati lo hanno certificato. E io credo che questa compagine che noi abbiamo costruito attorno a Mimmo Leoni, una compagine che vede impegnato l'UDC, che ha costruito alcune liste, che vede impegnato il PDL, l'altro partito di governo della nostra regione, che vede impegnate altre esperienze politiche, l'esperienza della bussola che fa capo all'ex sindaco Peruzzi, l'esperienza di Liberamente che fa capo a degli altri amici che hanno anche riferimenti in consiglio regionale, l'esperienza di Alicorno che fa capo all'amico Francesco Arcidiacono. Beh, io credo che queste esperienze siano esperienze che percorrono anche ciò che a livello nazionale si sta cercando di realizzare, il polo dei moderati. A Roma lo pensano, noi già lo abbiamo fatto e lo stiamo realizzando, replicando anche un'esperienza di governo che abbiamo alla regione. Perché io sono consigliere regionale di maggioranza e mi metto in gioco. In questi anni ho sofferto molto perché mi hanno accusato di tradimento, di essere andato via. La mia candidatura al Consiglio Comunale significa voler dare continuità. Io mi metto in gioco, ci metto la faccia. Ieri c'è stato l'assessore Caridi, è venuto a trovarmi, mi ha detto: ma scusa, ma tu sei candidato al Consiglio Comunale, ma sei pazzo? Tu sei un consigliere regionale. Io lo faccio perché sono legato alla mia città, lo faccio perché sono attaccato a questo territorio e per questo territorio voglio continuare a lavorare. Voglio continuare a lavorare insieme a questi uomini, insieme a questa coalizione che insieme a me avrà a fianco la regione Calabria. Perché è vero, i risultati li ho ottenuti avendo una regione di colore diverso, andandomi spesso a nascondere negli assessorati, andando a parlare con i dirigenti, facendo amicizia con i direttori generali, portando comunque risultati. Immaginate cosa avremmo combinato se avessimo avuto un consigliere regionale in consiglio comunale, se avessimo avuto la solidarietà del presidente della regione e la solidarietà di altri. Non dimenticate, amici, io non l'ho dimenticato, spesso sono portato a dimenticare. Nei 5 anni in cui sono stato sindaco di questa città, il presidente Loiero non è mai venuto, e la nostra città è una città da quasi 20.000 abitanti, fra le più importanti della nostra regione. E però noi abbiamo comunque ottenuto dei vantaggi, e in ogni caso oggi noi abbiamo la possibilità di avere non un orizzonte roseo, perché promettere un orizzonte roseo non è possibile, significa non avere consapevolezza delle problematiche, che significa che delle problematiche di amministrazione di un comune. E questo mi fa ancora più paura, perché se questo è quello che si contrappone a Mimmo Leoni, beh, io penso che sia veramente un salto indietro nel tempo. Quando i comuni si governavano senza avere la consapevolezza di ciò che significhi amministrare un ente pubblico, quando il governo centrale arrivava a coprire i buchi di bilancio, oggi non è più possibile. Ed è per questo che la Regione Calabria servirà molto a far sì che si realizzino quei progetti che con i fondi di bilancio non potranno essere realizzati. E la presenza qui dell'assessore regionale Trematerra, assessore regionale agricoltura, l'ennesimo assessore regionale che è qui a dare solidarietà alla nostra campagna elettorale, assessore di un ramo importante dell'economia calabrese e anche del nostro territorio. Perché le Trematerra, qualcuno tempo fa anche del nostro partito l'ho accusato ingiustamente di non essersi impegnato. Michele Trematerra, insieme a me, insieme al presidente Scopelliti, nel bilancio regionale 2012, credo che adesso lo possiamo dire, finora non lo potevamo dire, Michele, ha stanziato 3,5 milioni di euro per il sostegno alla coltivazione delle pesche di questo territorio. Sapete cosa significa? Che 4.000 famiglie che operano nel quadrilatero di Cassano, Altomonte, Spezzano e Castrovillari
avranno ancora la possibilità, grazie a questo finanziamento, di poter portare a casa il loro salario. In questo momento di disfacimento dell'economia e della società del nostro territorio. E io credo che questo contributo di Michele, così come tanti altri contributi, sia un contributo fattivo che si aggiungerà ai tanti altri aiuti che l'assessorato regionale guidato da Michele ci darà, così come tutti gli altri assessorati regionali. Ieri l'assessore Caridi ci ha detto chiaramente: il comune di Cassano ha partecipato ad una manifestazione di interesse per la realizzazione del PIP. Io sono sicuro che nei prossimi mesi noi stanzieremo queste somme e le stanzieremo a vantaggio dei cittadini di Cassano, così come tante altre cose cercheremo di fare insieme a voi, con l'aiuto anche del governo centrale, con l'aiuto anche dei nostri parlamentari, perché stasera qui abbiamo Mario Tassone, mio riferimento da sempre, che a me ha insegnato tante cose in politica e che da vice segretario nazionale del partito stasera torna ancora una volta a Cassano a darci sostegno ed amicizia, così come ce l'ha data sempre quando ne avevamo bisogno, quando altri hanno provocato il dissesto e quando la commissione straordinaria di liquidazione aveva chiuso il dissesto lasciando il comune senza nessuna copertura con 3 milioni di euro di pignoramenti al tesoriere dopo un mese. Io sono andato da Mario Tassone. Mario Tassone mi ha portato da sottosegretario D'Alì all'epoca di Forza Italia, ci ha fatto riaprire il dissesto con una legge, non lo dimentichiamo, con un emendamento a firma di Berlusconi, Siniscalco e Pisano, ministri dell'economia e dell'interno, e il nostro dissesto è stato riaperto. Così come poi con altri interventi siamo riusciti ad avere i finanziamenti per chiuderlo. Così come poi ci ha dato una mano sostanziale sui contratti di quartiere e su tanti altri elementi che poi hanno costituito un piccolo avanzamento della nostra società. Io li voglio ringraziare. Voglio ringraziare perché questi amici sono stati al nostro fianco fattivamente, dandoci solidarietà quando era il momento, come stasera. Io stasera alle 10 sono qui, hanno abbandonato altre situazioni, li voglio sinceramente ringraziare, li sento vicini, li sentiremo vicini come comunità, perché attraverso di me, con la forza che avete dato a me, con la forza che avete dato alla mia amministrazione, queste solidarietà le abbiamo costruite e ne vogliamo costruire altre. Amici, guardiamo avanti, non vi guardate indietro, votate a vostro favore, non vi votate contro. Credo che questo sia l'appello più importante che possa farvi a sostegno di questa coalizione di Mimmo Lione. Non siamo superuomini, siamo uomini.